Salve a tutti, vediamo come completare il colpo, l'ultima missione di Star Wars Outlaws. Cominciamo seguendo i nostri amici e arrivando alla prima parte in cui dovremmo andare stealth. Vi consiglio di partire dal tizio in alto a destra e poi procedere pian piano su tutti gli altri. Vi dico la verità, secondo me l'opzione più facile e veloce è la forza bruta. Semplicemente però dovete stare attenti che nessuno suoni l'allarme, quindi nel caso, se volete fare come ho fatto io, andate sempre a sparare a chi cerca di suonare l'allarme e in 2 secondi vi liberate di tutti questi nemici che stanno qui. Perché vedete, sono molti e bisogna per forza liberare l'area per andare avanti. Quindi, una volta che avete scelto il vostro sistema e avete ammazzato tutti, aspettate che Gidek faccia la sua magia e apra i laser. Fatto questo, ci sarà uno scontro a fuoco. Dobbiamo superare anche questo. Una volta fatto, aspettiamo che i nostri amici aprano il passaggio per proseguire. Quindi il portello si aprirà e noi potremo scendere giù con la scala. Eccoci qua. Ok, andiamo avanti seguendoli. Andiamo giù. Ok, qui non volevo aspettare. Allora, dobbiamo adesso andare a bloccare le pale, se no i nostri amici e noi stessi non possiamo passare. Per farlo dobbiamo procedere e andare giù con il rampino. E una volta giù, mandiamo Nyx ad aprire il portellino. Vai, Nyx. Andiamo quindi a sparare una volta aperto. E adesso possiamo salire. Questa volta passiamo da qua. Ok, i nostri amici ci hanno aspettato. Procediamo. E seguiamoli. Qui non c'è niente. E arriviamo in questa stanza. Qua c'è un oggetto. Allora, a questo punto dobbiamo arrampicarci. E dobbiamo fare, vi faccio vedere, questo percorso. Qual è il problema? È che non riusciremo ad arrivare dove vogliamo, perché ad un certo punto cadremo ed è normalissimo. Quindi procediamo a sinistra, facciamo per saltare qui, ma questo cederà e noi ci ritroveremo separati. Bene, quindi il nostro prossimo obiettivo è riunirci ai nostri amici. Andiamo prima a sinistra se vogliamo recuperare un oggetto che sta qui in fondo. Poi torniamo su. Questa volta prendiamo a destra. Scendiamo giù. E ci siamo infiltrati nella villa. Ecco fatto. Allora, questa è una parte abbastanza rognosa e vi do un consiglio. Allora, se vi beccano c'è un modo per farcela, ma cercate di farvi beccare alla fine piuttosto. Voi dovete andare verso destra, così in questo modo, seguendo proprio esattamente quello che faccio io. Quindi quando questo si gira continuiamo sempre verso destra. Passiamo da qua, stando attenti alla videocamera, ed entriamo nel condotto a sinistra. Così. Questo non vi consiglio di rischiarvela, quindi passiamoli attorno quando non vede. E arriviamo a questa parte. Qui dobbiamo passare per forza alla sinistra della videocamera perché ha una visuale fissa. Quindi verso il centro. Ok, non ci vede nessuno. Scendiamo qui sotto. E procediamo fino in fondo. Ora dovremo andare a sinistra. E entrare in un condotto. Se vi beccano a questo punto potete correre. Vedete? Dobbiamo raggiungere quella scala. Vi faccio vedere che succede se da qui in poi vi prendono. Non state a combattere se succede, perché
perché basta correre verso l'obiettivo. Quindi, come in questo caso, adesso mi vede. Ecco fatto. Io lascio per... A parte... Va bene, uccidiamo quello che va a suonare l'allarme. Assolutamente. Però, una volta dopo averlo fatto, o averlo dissuaso, come in questo caso, andiamo su velocemente, entriamo in questo condotto ed è fatta. Nel caso poi dovesse succedere qualcosa, c'è il checkpoint. Quindi ci ritroveremmo in questa parte. Ed ecco che ce l'abbiamo fatta comunque. Quindi questo è un trucchettino se volete utilizzarlo. Quindi continuiamo senza girarci indietro. Ecco, da qui in poi c'è il checkpoint e siamo a posto. Siamo quindi nell'hangar. Apriamo il contenitore. Qui ci sono degli oggetti. Qua non c'è niente. E dobbiamo adesso passare attraverso le tubature. Andiamo su. Ok, qua, occhio. Andiamo qui a prendere questa roba. Però adesso dobbiamo fare i conti con quei soldati. Allora, questo lo facciamo fuori velocemente. Non è comunque un combattimento difficile, sono pochissimi, se vi beccano nessun problema. Basta farli fuori velocemente. Questo è il secondo e il terzo è laggiù. Ed ecco fatto. Perfetto, adesso usiamo l'ascensore. Dobbiamo sfruttare la modalità alternativa del blaster per salire. Ora dobbiamo attivare anche l'apertura della porta che sta, ecco, questa qui davanti a noi. Per farlo dobbiamo fare questo percorso. Il turbo ascensore nel frattempo tornerà giù, quindi dobbiamo richiamare anche quello. Quindi non solo dobbiamo sparare, ecco, qui, ma dobbiamo sparare anche nel turbo ascensore. Ecco qua, vedete, io richiamo il turbo ascensore. E poi questo. Quindi andiamo avanti ed entriamo. Ok, e a questo punto ci andiamo a riunire ai nostri amici. Eccoli qua. Quindi andiamo avanti. Qua c'è un oggetto. Qui pure. E siamo arrivati al caveau. Ci basta quindi andare ad aprire la porta col connettore. Ed eccoci qua. Ok, arrivati a questo punto, dobbiamo adesso disattivare le barriere energetiche. Per la prima ci penserà Rico. Quindi aspettiamo semplicemente che abbia finito, poi entriamo dentro e noi andiamo a disabilitare le torrette che colpiscono la seconda barriera. Quindi accediamo al computer, facciamo il nostro hackeraggio e poi sblocchiamo tutto. Ok, la via è libera. Quindi adesso possiamo andare a prendere la rifurtiva. Ed eccoci qua, arrivati al filmato, dobbiamo entrare nella stanza e andare a piazzare la carica esplosiva. E qua ci dobbiamo preparare perché ci sarà uno scontro a fuoco abbastanza importante. Quindi una volta piazzata dobbiamo far fuori le guardie e resistere fino a che non arriverà il filmato e saremo nella seconda modalità della missione, ovvero con la refurtiva che ci segue. Quindi andiamo su. Andiamo a spaccare il muro in modo da ritrovarci al casinò. Ok, qui attenzione.
Bene, ci ha pensato lui. Non appena siamo arrivati su, dobbiamo prepararci ad una modalità. Ovvero le barriere energetiche che verranno disattivate attiveranno dei nuclei che dobbiamo distruggere. Tanto qua andiamo a prendere un oggetto. Vi faccio vedere i primi nuclei, che saranno solamente centrali. Ovvero questi qui, sono questi due, che spunteranno dalle pareti, ma per le successive modalità ci saranno altri nuclei anche laterali da trovare, sempre in prossimità delle porte barriera. Quindi i primi nuclei si vanno ad attivare, eccoli qui, quindi li andiamo a far saltare, vabbè, i pannelli, quello che sono, le barriere. Quindi uno è fatto, ci rimane un altro dall'altra parte e questa è libera. Mentre più avanti, intanto qua ci alterniamo con modalità di combattimento che non vi faccio vedere, non ci sono solo questi due, ma ce ne sono altri. E poi si attiva anche il terzo a un certo punto. Quindi vedete quello laterale e poi questo. Andiamo avanti, stessa cosa, fino a che non arriverà la modalità che ci dice di fuggire. E qui non dobbiamo perdere tempo, perché i mostri, i nemici, tornerebbero sempre di continuo. Quindi andiamo semplicemente veloci verso l'astronave per salvarci. Ed ecco fatto che adesso entriamo nell'altra modalità. Siamo travestiti da imperiale, qua dobbiamo semplicemente camminare senza preoccupazione seguendo Gidek fino ad arrivare alla guardia. Qui dobbiamo mentire e possiamo ancora procedere da questa parte. Ora Gidek non può passare sotto la videocamera, mentre noi sì. Quindi noi ci andiamo tranquillamente, però la andiamo a disattivare in alto. E la disattiviamo da questo pannello. Ecco qui, Gidek può salire, adesso andiamo dentro e andiamo a tramortire la guardia che sta lì. Ed ecco fatto. Ok, adesso aspettiamo Gidek che faccia tutte le sue cose e poi andiamo avanti. Procediamo velocemente ad unirci agli assaltatori qui a destra. Entriamo nel turbo ascensore con Sliro. E seguiamolo fino a che non arriviamo al filmato. Arrivati al filmato si attiverà l'altra modalità della missione, ovvero fuggire da Andy 5. Qui dobbiamo quindi scappare veloce. Ecco, qui no. Ma adesso bisogna correre in avanti fino ad entrare nel condotto che sta ad un certo punto. Ok, allora, una volta fatto, siamo temporaneamente al sicuro. Qui usiamo il connettore e andiamo avanti. Ok, quindi qui andiamo a raccogliere tutti i vari oggetti e recuperiamo tutte le fiale possibili. Ci serviranno poi per un combattimento. Allora, qui seguiamo intanto il percorso, andiamo avanti. Qui c'è una scala. Prima prendiamo la roba dal contenitore. Andiamo su. Qui saltiamo di sotto. E prima di andare a sinistra andiamo a fare il giro per prendere tutti i vari oggetti eventuali. E ce ne sono diversi. Contenitore, qui non c'è niente. Bene, adesso possiamo andare avanti. Saliamo da qua, poi su per le scale. Fino in fondo. E qua entriamo nella presa d'aria. Ok, adesso dobbiamo scendere di sotto, passando da qui.
much power are we talking? There's gotta be enough. Poi qui. Poi ci lasciamo andare. Andiamo di sotto. Ecco. Saltiamo qui. E qua andiamo avanti. Bene, dobbiamo adesso attivare l'emettitore centrale, che ci servirà per tendere la trappola a ND5. Per farlo dobbiamo riavviare i nuclei. E ND5 ci sarà d'intralcio, quindi saltiamo qui. Andiamo su. Poi su per la scala. Andiamo in fondo. Sopra. E ora arriviamo alla prima delle due sale. Allora, cosa bisogna fare? Per prima cosa proviamo ad attivare qui. No, non è ancora la prima delle due sale, ho sbagliato. Questa è quella dell'emettitore centrale. Ok, qui sarà dove dovremo attirare ND5 dopo. Dobbiamo adesso raggiungere le due sale dei nuclei energetici. La prima si trova qui. E ci si arriva dalla presa d'aria. Ecco, questa è la prima sala. Allora, proviamo ad accedere al computer. Non funziona, perché? Perché dobbiamo manualmente tirare indietro queste due braccia. La prima la possiamo fare senza nessun problema. Dalla seconda in poi, sono tre infatti, ecco, non due, tre, ci sarà ND5 che ci darà la caccia. Quindi occhio, perché dovremo continuamente scappare da lui, farci perdere di vista e poi con calma, in modo stealth, raggiungere le altre due leve. Vi faccio vedere. Non è poi così difficile, diciamo, basta non farci beccare. Ecco, qui ci ha beccato. E non vi consiglio di tirar giù le leve mentre lui vi ha identificato. Anche se qua ci provo e ha funzionato. Oh! Bene. Manca la terza leva. Questa volta non rischio. Disperdo le mie tracce. Ok, lì mi vedrebbe, quindi aspetto un attimo che si giri. Ora è proprio nel punto dove non deve essere. Però basta un attimo di pazienza, non è così difficile. Non bisogna assolutamente avvicinarci a lui, perché non possiamo combatterlo. Ok, terza leva e ci siamo. Adesso possiamo correre al computer per attivare il nucleo. E qui, anche se ci insegue, se non è propriamente vicino, possiamo rischiarcela. Perché è un'interazione di pochi secondi. Ecco fatto. Ora, non appena si apre la porta, dobbiamo correre. Quindi aspettiamo. Corriamo intorno. Se ci becca, eccola qua. Quindi usciamo. E prepariamoci a scappare. Quindi qui bisogna andare di sotto. Attenzione. Oh oh. Qui ho rischiato di brutto, ma di brutto. Ok. Comunque l'importante era entrare là dentro. Usiamo la scala. E adesso dobbiamo arrivare alla seconda sala. Qual è la differenza? La differenza è che nella seconda sala ci sono i computer con il blocco da bypassare. Quindi non ci sono le leve, ci sono i blocchi. Ma sono due blocchi leggeri. Quindi il gioco del ritmo è molto più semplice. Ok, qui scappiamo. Saltiamo. Non fermiamoci, continuiamo a correre. Saltiamo qui e andiamo adesso a raggiungere la seconda sala. Quindi dentro la grata. Poi andiamo su. Entriamo. Presa d'aria e siamo a questo punto. Allora, dobbiamo adesso, qui non c'è niente,
andare avanti tutto dritto, salire qui ed entrare nella presa d'aria. Solo che ND5 ci ha anticipato, sa cosa vogliamo fare. Quindi subito è qua che ci caccia. Corriamo, disperdiamo un po' le nostre tracce e poi andiamo a disattivare anche queste tre braccia, che questa volta andranno disattivate, come ho detto prima, con il connettore. Ma non è un problema perché ci sono solamente due tocchi, quindi si capisce subito qual è il ritmo e dobbiamo ripetere lo stesso ritmo per le altre due. Quindi non è così difficile come poteva essere nel caso avessero studiato un sistema più difficile. Ok, la cosa importante è ricordarsi quando si scappa alla porta di non andare a destra, se no si muore. Anche se fortunatamente c'è un checkpoint poco prima, non dobbiamo rifare tutta questa parte. Ecco, mi manca solamente questo braccio, solo che ND5 è proprio qui e sta venendo proprio in quella direzione. Ecco, sempre peggio, sempre peggio. E niente, devo aspettare ora che vada via. Ma meglio andare con calma, con pazienza, perché farlo con la corsa, con lui che ci insegue, diventa veramente difficile. Ecco, se ne sta andando. Ci siamo. Andiamo a disattivare quindi l'ultimo blocco. E adesso corriamo al computer, attiviamo, aspettiamo che si apra la porta e corriamo. Quindi, come ho detto, subito a sinistra, perché a destra è un vicolo cieco, c'è la barriera. Dobbiamo quindi adesso attivare attirare ND5 nella trappola che vi ho mostrato precedentemente. Ecco qua. Corriamo, non voltiamoci. Sinistra. Tutto dritto. Quindi giriamo intorno fino a vedere dov'è l'emettitore. Eccolo lì. Passiamoci semplicemente in mezzo e attiveremo il filmato. Ecco fatto, abbiamo quasi finito questa missione. Ora con i nostri amici e ND5 al nostro fianco andiamo semplicemente avanti. Mandiamo Nyx ad aprire la porta e dobbiamo quindi raggiungere la nostra astronave. Andiamo avanti e adesso ci aspetta uno scontro a fuoco abbastanza imponente e importante, che vi metterà abbastanza alla prova. Quindi andate poi con calma, preparatevi già con le armi. Ed eccolo qua, qui c'è lo scontro, lo mando avanti, ci sono parecchi soldati, tra cui anche qualcuno abbastanza forte. Una volta fatto, seguiamo i nostri amici al turboascensore. Ecco, e una volta usciti, non perdiamo tempo a uccidere i nemici, giusto questi due per passare. Ma poi dobbiamo correre, perché sono poi infiniti. Quindi andiamo, lasciamo stare, ignoriamo tutto e seguiamo i nostri amici fino al Trailblazer. Ed ecco qua che adesso si apre la modalità nello spazio, che è semplicemente di combattimento, niente di che. Dobbiamo prima aspettare rinforzi, poi distruggere una navetta. Intanto qui dobbiamo distruggere i TIE. Ecco qua la navetta, quindi facciamo fuori prima il motore, sarà più facile. Poi distruggiamo il generatore di scudi, quindi i due nuclei, e poi il reattore finale, per sbloccare il filmato finale, quindi risolvere la missione finale. Ed ecco che abbiamo completato tutto quanto Star Wars Outlaws. Spero di essere stato utile, ci vediamo al prossimo video.